Sacco Bello che fa il verso a un famoso film, no? E quando ti va su internet ti scrivi Sacco Bello e mi fuori il film del Verdone, un sacco bello, cosa avrei visto in tante cose. Ed è così, ha fatto apposta perché doveva imbrogliare. E stiamo parlando di Mestre, e Stefano ha fatto questo lavoro con molto spirito perché si vede l'esperienza delle persone, anche se i nomi sono cambiati. A lui la presentazione, sono le 5:30, noi stiamo qui più o meno di solito fino alle 7, 1:30. Quindi a lui la mezz'ora e poi un quarto d'ora a Giorgio Sarto e Guido Berro dell'associazione, non dico il nome perché bisogna capirlo del libro, e Sergio Barizza, storico, e siamo qua, prego. Tanto dei tempi anche che... E tanto mezz'ora? No, no, benissimo su questo tuo quarto, cioè, bisogna vedere che non sono anche per ascoltare io stesso. Allora parlo un quarto d'ora solo. Tante cose, no, io parlo poi di conseguenza tutto quanto viene. Buonasera innanzitutto, probabilmente saprete cominciare da cosa non troverete in questo libro. Ecco, cosa non è innanzitutto. Accennavo appunto i nomi dell'Ati, il Barda e così via, il protagonista è un certo Tano Zorzi ed è profondamente ispirato a Gaetano Zorzetto. Dico profondamente ispirato perché non troverete la sua vita all'interno, perlomeno una parte soltanto, ma è così il tentativo di ricucire. Perché c'è un sonoro, aspetta che cerco, non già sì, ma non so come spegnerlo, aspetta un attimo. Casse, è vero, sì. Casse. Sì, casse da suonare. No, sono quelle, le casse, ma abbi pazienza un secondo, perché ti vuoi venire qua, Carlo, ecco il volume. Ma non è il volume. Non è il volume. Non è il volume, è proprio il collegamento e basta. E io non posso spegnerlo. Niente, mi dispiace. È vero, lo so, anch'io l'ho sentito, ma non riesco a spiegare, basta, scusa. Prima lo sentivo, scusami, vai avanti, forse... Sì, sì, riuscì a parlare un po' più. Alzati in piedi, parliamo un po' più. Ecco, sì, grazie. Sì. Dicevo, è la storia di questo bambino, nato nel 1940, una storia complessiva che nel racconto parte dal 1946-47 e arriva fino al 1998. C'è una piccola puntata anche un po' prima, nel 1916, per un motivo che vi spiegherò successivamente. Quindi come periodo è sostanzialmente quello della vita di Gaetano. Il Tano Zorzi che racconto è però un bambino all'inizio che va a scuola alla scuola di Amicis vicino a Parco Ponci, vicino a Villa Ponci, vicino a questo parco splendido che all'epoca appunto c'era e che era un po' un sogno per tanti. I bambini che vivevano lì vicino, che andavano appunto nella scuola a fianco, lo idealizzavano nei racconti in particolare di famiglia, perché non avevano potuto ancora in qualche modo visitarlo così com'era, era qualche tempo appunto che la famiglia Ponci non apriva più la villa come accadeva prima a feste, a momenti conviviali o d'altro, e stava cominciando appunto negli anni 40, si stava cercando di capire come appunto poter utilizzare quell'area verde nel vicino al centro di Mestre. Questa Parco Ponci, che nella stessa inquadratura di qualche anno dopo, diciamo un'ottantina, è poi diventato questo. Bello! Perché la medesima inquadratura, dove c'era appunto la villa, il laghetto e tutto, adesso cambia poco sostanzialmente. Sì. Piano C, la piccola area in fondo, è tutto, però questa è sostanzialmente stata la trasformazione avvenuta in qualche tempo. Soprattutto la storia che colpisce molto il piccolo Tano è il fatto che in una notte soltanto, una notte di San Silvestro, quella del 1947-48,
ci fu sostanzialmente la base della devastazione definitiva di Parco Ponci. Il mediatore di affari, un certo geometra, Ugo Argenta. Ugo Argenta, nome vero, Ugo Argenio, da noi poi parleremo della questione dei nomi, e in pratica aveva dei progetti particolari su quest'area che nel frattempo appunto la famiglia Ponci gli aveva affidato, ed erano progetti abbastanza così diversi da quelli che in qualche modo anche sia il piano regolatore che il comune stesso dovevano aver pensato per quest'area. Quest'area doveva diventare uno dei due polmoni verdi della Mestre che andava ad essere costruita. Vedete la bellezza di tutto, soprattutto l'ampiezza dell'area di Parco Ponci. Questo era appunto alcuni degli interni, le fontane. Sì. E allora qui siamo, vedi la torre? Diciamo un po' spostati, quindi potremmo dire visto dal Pascinotti per ci sono più o meno, ecco, questa è la direzione per noi. San Girolamo è più corretto. Vedete i ponticelli, la superficie della scuola, dell'acqua, si intravede bene la scuola di Amicis. E quindi insomma questo era uno dei due polmoni teoricamente che Mestre avrebbe dovuto avere. L'interno era bellissimo, c'erano altalene per i bambini, avevano tenuto anche delle piccole imbarcazioni con cui c'era qualche giro che veniva fatto per gli ospiti appunto di Villa Ponci. Questa è un'altra inquadratura dall'interno, era composto dall'abitazione principale e da una piccola casetta, la casetta del pescatore, che comprendeva appunto un'altra delle zone all'interno, per la bellezza. Ecco, dall'alto, qui vista diciamo dal Duomo, potete vedere la macchia verde come arriva dall'alto della zona di Parco Ponci. E per fare un po' il paragone, dall'altra parte, questa invece è la macchia di Villarizzo. Sì, il Parco di Villarizzo. Che doveva essere appunto più l'altra, idealmente, l'altra zona verde da destinare a verde da le poste le hanno fatte dopo la guerra attaccando là si vede il corte delle Grenzi, si vede i capannoni dove campesano metteva i cavalli, no? Questa è la corte delle Grenzi. Questa è Campesan, questa appunto è, chiamiamolo Piazzale Sicilia, e altro dettaglio che qui si vede poco, Caserma Matter. È scritto Caserma Matter. Si vede appunto questa. Quindi questa è la visione della Mestra, diciamo, poco prima del 1950. È presa dal campanile del luogo. Quindi subito sulla la base delle M9 sostanzialmente, il distretto militare. Distretto. Ecco, questa è uno dei progetti appunto firmati in Argenta, perlomeno insomma la base, dove dava le indicazioni di quello che avrebbe voluto fare per la proprietà. Un progetto che aveva spiegato ai Ponci doveva essere in pratica il mantenimento di un'area verde, bella, vissuta, però non più con una villa padronale e la casa del pescatore, ma con una ventina di villette in stile polinesiano. Questa era un po' l'indicazione di massima, con lo stesso corsi d'acqua, ruscelli, parco verde. L'importante era poter vendere quella ventina di ville e cominciò anche in qualche modo a vendere prima ancora che venisse realizzata. Perché questa foto è del 1950, quindi c'è una famiglia Lampini che ce l'ha fornita. E questo vedete in pratica dopo quell'assalto della notte di Capodanno, ecco, non l'avevo spiegato l'assalto. Sostanzialmente il geometra della Argenta diede indicazione a una trentina di boscaioli, provenienti appunto dal Friuli e dal Cadore, di
vi dirà a fare tabula rasa sostanzialmente, più altri giovani mestrini locali, insomma, che dovevano fare un po' di aiuto. E difatti la distruzione, qui vedete, sono un prato anche abbastanza rasato, ecco, non è proprio la situazione che si trovò non soltanto in quella notte, ma nei giorni successivi, perché poi alla fine nella storia vera non avvenne tutto in una notte, in un tempo un po' più diffuso. Però è certo che in quella notte ci fu una base decisamente importante per l'eliminazione di tutto quello che avete visto. Per cui qui non esisteva già più il bosco attorno, non esisteva più il laghetto, esisteva appunto, quello è uno dei tre corsi d'acqua che delimitavano appunto l'area di Parco Ponci e che poi adesso tuttora sono strade interrate e quindi appunto dove si è passato con le macchine, si è fatte altre cose. E oltretutto si ricorda che in questa zona, qui per esempio si siedono, non è un torresino ma certamente è un resto, qui siamo già più verso via Colombo, però in pratica resti di quello che era il Castelvecchio, il Castelnuovo che insisteva appunto nella zona. Un cambiamento quindi rapidissimo, veramente dalla sera alla mattina ci si è trovati l'angolo forse più pittoresco, sicuramente uno dei più belli di Mestre, sparito, e per il piccolo Paolo Zorzi questa scomparsa, questa scoperta dell'eliminazione appunto dei propri sogni anche, perché capitava spesso che andasse con gli amici, facesse delle piccole, così si intrufolasse all'interno del parco per capire, per vedere, per studiare un pochettino anche quello che poteva essere, anche per provare un po' il brivido. Si trova senza parco, come tutta la città, si trova appunto in una prima situazione in cui Mestre poi si troverà molto molto spesso. Ecco, questa è sempre dall'alto, vedete appunto una inquadratura della zona, insomma qui siamo nei primi anni 50, sì esatto, arriviamo negli anni 60 e in pratica l'urbanizzazione comincia a modificare realmente la città. Una città che era un borgo di vicinalità anche all'inizio del Novecento e poi appunto via via prende quota sempre di più fino ad arrivare a 210.000 nel 1975. Una crescita quindi veloce, esponenziale e non controllata. Questo è Parco Ponci visto dall'alto, temo da un aereo di quelli che poi passando hanno lasciato anche i loro ricordini, il 28 marzo tra l'altro, quindi manca pochissimo, c'è anche un ricordo dolorosissimo per la città, che è quello della distruzione. Però se questo era Parco Ponci una volta, con Google Maps vediamo... 28 marzo 1944. Questa è la stessa area. Quando è venuta giù la chiesa di Via Chiave? Sì, esatto. Riduco i confini. La fascia delle case di ferrovie che adesso è verde. I confini, però, in pratica è questa. Parco Ponci vista dall'alto. La stazione Marghera. E come è stata successivamente modificata. Quindi abbiamo visto un po' come è stata la trasformazione. Sergio può essere ben più preciso sul fatto del Castelnuovo, in pratica. Sì. In realtà vediamo appunto com'era complesso, come era composto da torri, torresini, quindi la città, una città, un borgo che da borgo aveva appunto la sua fisionomia, la sua struttura, un borgo su un po' sgretolato per vari motivi nel corso del tempo, prima ancora comunque che iniziasse effettivamente la fase di, se vogliamo, di speculazione di sacco edilizio, però era una struttura appunto da borgo cittadino. Che ha i suoi resti sostanzialmente, che sono ancora visibili, in realtà sono all'interno di un giardino, questo è il giardino della scuola Parini, che contiene appunto questa piccola parte di mura di abitazioni, ma c'è anche, ci sono delle mura che non sono visibili, come queste, che sono all'interno del cortile della Caribe. Quindi una città che non valorizza anche quel po', quei piccoli resti, quelle cose, insomma. Qui un po' la norma, è stata la norma nel tempo. Questa era la Torre Belfredo, prima del 1876, in cui la famiglia che possedeva appunto la torre, non riuscendo più a gestire
complessivamente la manutenzione, tutto decise di farla abbattere e eliminare. Questa è la Torre del Dazio, che la torretta, come era definita, che si può oggi, questa sì, può essere ricordata, perché andando in via Torre del Freddo, voi oggi trovate un bar torretta, sì, che è su un palazzo, quattro piani, con un biscotto abbastanza anonimo, almeno quello insomma un ricordo perlomeno su quello che poteva essere. In ogni caso, scherzi a parte, questa è un'altra delle testimonianze che erano lungo via Torre Belfredo, e se vogliamo in linea d'aria, andando in orizzontale, all'altezza appunto anche del Castel Vecchio, quindi appunto di tutta quella struttura fortificata che c'era prima. Qui Guido, tra l'altro, neanche fa un'opposta volendo, sì, la sede dell'associazione dedicata al Garanzano Zozzetto è proprio attaccata al bar Fattoria, che poi adesso non capire dove siamo. Questo è il municipio. Questa è piazzetta maestra del lavoro. Esatto, piazzetta maestra del lavoro. Qui comincia il via Torre Belfredo, qua c'è la Polestra. E qua comincia via Garibaldi. E qua appunto c'è la serie, inizia via Garibaldi. C'è un corpo basso che non c'è, però un corpo basso sotto il municipio. C'è questo qua, non c'è più adesso. No, c'erano le... Non è così, potesse essere una hanno liberato, non c'è più la struttura. È l'inizio secolo questa, sì, sì, sì. Le carceri erano a piano terra, poteva essere questo. Non c'è se caso. Forse erano strutture di via delle carceri. Chi sta la via Canebe? Sì, sì, da sì, da verso via Canebe. Il bar Tattoria sono sostanzialmente i bianchi. Siamo all'altezza della, diciamo, sotto il municipio. E all'angolo di là si vede un muro sulla destra, e lì c'era la villa dei Checchini, che dopo l'hanno venduta, e hanno fatto il grande palazzo che c'è ad angolo tra viale Garibaldi e via Torre del Freddo. Era una bellissima villa con la mura, con un giardino, e si vede là il muro. All'angolo di viale Garibaldi c'è un palazzone con sotto. Una volta c'era una libreria, adesso c'è il vende profumi. Sì, sì. Ecco, questa rispetto ad altre foto è un po' più datata, ecco, cioè, c'era il inizio secolo, ma ci stava per inquadrare. Anche se. Dove c'era sì, erano dei tanti casini. Era uno. Questo è un altro documento invece più spostato verso San Giuliano. Questo era il primo ferrimonte, dove una macchina alla volta poteva salire e andare verso il Lido. Anche qua siamo appunto all'inizio del Novecento, della la fase è pronta a prima del ponte stradale, sì, ma quello ferroviario, qui siamo alla ponte stradale, sì, prima del ponte stradale, anche al ponte stradale, che si vede la luce della destra, decisamente prima del Lido, qui siamo i cantieri, facevano anche la reclame, quale casa dei ferrovieri, siamo qui vicini, quindi siamo queste. Vi avrei detto che queste sono le case di fronte a Piazza del Benisizza, perché vedo però la torre effettivamente è tanto vicina, la torre della ciminiera posteriore. Comunque insomma il quartiere dei ferrovieri è stato attorno al 1913, quindi siamo un po' prima di quel periodo, ed è un quartiere che torna in parte anche in uno dei tanti racconti all'interno, perché del bombardamento di cui vi dicevo prima, quello del 28 marzo del 1944, una parte appunto di questo quartiere si vide case battute, andò giù e ci furono vittime, tanto che, e concludo il discorso del 28 marzo, perché già l'anno scorso aveva fatto una messa per il ricordo, e quest'anno altrettanto ci sarà modo di poter ricordare le tante vittime, di oltre 100 vittime che abbiamo messo, in buona parte sono anche tuttora ospitate nella chiesa qua di Via Piana, nella nuova chiesa della Santa Maria di Lourdes. In fondo sulla destra. Sulla destra c'è un sacerdote che appunto... Ma vediamo il trattamento di una casa in costruzione. No, questa è in costruzione. La fase ancora in costruzione. La ciminiera invece cos'è? Era la fabbrica... Può essere la sacimella, quella la sacimella. Se è rivolta verso la stazione è la sacimea. Se è rivolta, perché è tanto vicina, e concordo su quello. Se invece fosse presa in più in distanza potrebbe essere, non so se la quella del... E la nord? Però la Sacimea. Guarda,
perché il ciminiere del casa ferroviaria, il ciminiere militare della Brandaglia è molto più largo, è alto bello. Va bene, prossimo giro la sinistra. 1950, poco dopo l'autostrada arriva a Marghera, ma arriva direttamente a Marghera. Sì, questa è via Calvi, qua sotto qua. Perché prima ancora di tangenziare tutto, quella che vedete qui è l'autostrada che arriva, questo è il casello. Questo casello che arriva nell'attuale rotonda di Piazzale Autostrada e prosegue per via Calvi. Tangenziale in costruzione dietro? No, no, ancora. No, sono degli spicoli. No, qua siamo negli anni 30. Questo siamo negli anni 30, Sì. No, qui più verso 50, credo. Ma la tangenziale di tangenziale ne abbiamo. Questo era tornando a questo è il Nido dei Mestrini. Il Nido dei Mestrini, la spiaggia di San Giuliano, con tanto di stabilimento anche balneare, che permetteva soprattutto nel dopoguerra, nel 1946, improvvisamente era stata, per tanti anni era stato un luogo malarico con molti problemi per accedervi e altro. Improvvisamente è diventata colonia meteorapica perché ovviamente i bambini si spingevano, è stato testato evidentemente che potesse essere utilizzata comunque. Anche se la foto è definita in questa maniera, già vediamo che è un'acqua diversa sicuramente, quella che nella quale tanti si sono tuffati. Questa è la maestra appunto verso gli anni 60, la cassa di risparmio, vedete il traffico ovunque, ma anche tanta gente che frequentava la piazza, ci passava, la viveva insomma, viveva la città. Baissato, la cattoleria. Abbonatevi al US Mestrini, insomma tanti messaggi che venivano appunto in questa città che cominciava a crescere. Qui siamo invece in Piazzale Cialdini sostanzialmente. Allora Piazzale Cialdini, dove adesso c'è la stazione tram, vedete anche lì c'è questa macchia di verde che adesso è diventato un parcheggio, giusto? C'è anche il parcheggio posto anche per quello. Sotto sostanzialmente dove c'è il semaforo e dove c'è il Cantano Zanella comincia via San Marco. Comincia via San Marco. E siamo già su anni 60 inoltrati. Questi sono i bastioni. Dove i bastioni in fondo a via Torino. Proprio l'ultima parte di via Torino adesso è piena di rumi, ma anche all'epoca lo era, soltanto che ricorderanno anche loro molto spesso c'era una rete dove si riusciva a passare con biciclette, con motorino, con moto, e buona parte di coetanei diciamo nati intorno agli anni, fine anni 50 e inizio metà anni 60 si sono sbucciati ginocchi e tutto in queste terre che erano di un rosso, colore d'osso veramente preoccupante, pensandoci a distanza di tanti anni. No, era prima, l'area precedente. Adesso c'è in pratica alla fine dove c'è la rotatoria. Da lì partiva esattamente questa parte, c'era tutta una rete, un paio di aperture all'interno per poter andare. Stefano è ancora 7 minuti. Velocissimo. Allora, questa è la tangenziale che dicevamo. E questa bellissima tangenziale, costruita in velocità tra il 1968 e il 1972, ha attraversato per esempio questo Piumpeto. Siamo a che altezza siamo? Dunque allora c'è la possibilità di vedere il terraglio, eccolo qua. Questa fila di aree qui. Esatto, è l'area qui. Quindi il terraglio passa per di qua, qui sotto più o meno c'è Villa Salus per capire, e quella è stata anche il tracciato della tangenziale che ci si chiede anche nel libro, ma non poteva accadere un po' più in là. Domanda, giunta? Quasi se sarà giusta o no? Sì, l'ultima anno è quello che pesca i primi di loro. Sì, l'assessore? Casimiro Dorino? Sì, lui sì. No, Asterico. Asterico? No. Asterico perse il concorso di giudicare un regolatore
perché mise in discussione l'indicazione dell'amministrazione di fare la tangenziale lì e disobbedì dicendo la tangenziale lì è troppo vicino alla città, crescerà, dovete farla più lontana, non mi interessa che voi la facciate lì. L'hanno fatta lo stesso, lui ha perduto, è scuso per quello, ma aveva ragione, aveva intuito, l'aveva detto prima. Assessore De Michelis? No, era la giunta dal 65 al 70, poi nel 70 c'è stata la giunta a Longo. Il piano era quello del 63, però già nel piano si disegnava lì. Sì, però, che cosa è il piano, che cosa è farla? Ho capito, però lui si può prima. Chi è l'assessore all'urbanistica nella giunta 65-70? Dopo Dorigo, io comincio a avere memoria da Dorigo, comincio nel 72. Sì. Il progetto è già del 69. Sì. 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 Ma chi è la giunta? È Favaretto Fisca? Sì. La giunta è la Democristiana Socialista. E l'assessore all'urbanistica non so mai riuscito a capire chi sia l'urbanistica. Un mando per via via con tutta la scuola. Va bene, grazie. Se mi hanno fatto grazie, Favaretto Fisca, se non sbaglio, ha poi in carico la società autostrada, giusto? Sì. Certo. E quindi appunto c'è un po' quel collegamento. Ha dato l'incarico alla società autostrada. Ha avuto lui poi la società autostrada. No, dentro sì, certo. Quindi dedicatamente alla tangenziale. Era pensata e approvata come Bologna, cioè chiusa il centro e aperta il contranario. Dopo in realtà la crisi del petrolio bloccò un po' lo sviluppo, un po' di risorse, quindi la lasciarono aperta per fortuna. Era diventata più che necessaria, solo che doveva tenerla più all'esterno. Ecco, più all'esterno appunto, era proprio a ridosso, perché poi lì oltretutto si è continuato a costruire. E lì ci sarebbe un centro culturale. Al posto delle macchine, appunto, dopo è cresciuto il centro Candiani e anche il cinema. Qui così si presentava nel 1977. Nel 1977 questa era la tram. Tram e anche Foro Boano. E poi diventava la Fiat, perché la Fiat comprò la società Via Nesta per montare il tram. E qui era la popolazione Fiat Nesta. Come palazzone dell'ultimo arampa del Corso del Popolo, sì. Attaccato al deposito a Città di Marco, prima svegna ancora, perché era Fiat. La Fiat era rottizzato, fatto, la costruzione del palazzo. L'ospedale. Chiudi il discorso. Velocemente, allora, l'ospedale. Questo è l'ospedale che doveva essere costruito all'interno del boschetto di Carpenera. E che invece poi appunto il progetto dell'architetto Carlo Aimonino poi non venne realizzato e l'ospedale definito verso Zellerino. E in ultra velocità bisogna essere qualche spunto diverso legato al pensare. Il libro, al di là dei racconti che parla del passato, è anche, volevo tentare insomma, che potesse anche far ragionare su quello che potrebbe essere il futuro e come in qualche modo capire dagli errori del passato dove si può tentare di agire. Un esempio, impianti sportivi. Abbiamo dal 1949 la richiesta di uno stadio nuovo a Venezia, complessivamente, insomma, la parte deve essere fatto qui a Mestre in particolare. Questo è il palazzetto di Via Olimpia, che come tutta l'area di Via Olimpia è una deliziosa area sportiva, soltanto che è nata bonsai, è nata piccola, perché questo palazzetto non si può allargare perché ad esempio ha proprio, come vedete, il fiume che passa vicino. Stessa cosa tra l'altro accade a Zellerino, dove questo è il campo, non è, il Mestre non ha le esigenze del calcio a Venezia, gioca in Serie C, ma utilizzato già questo campo per le squadre giovanili, poteva benissimo allargarsi, farsi un campo da 4.000, visto che non può usare il baracca, e farlo, però non può perché lo stesso Mazzenico passa a una distanza troppo vicina, e quindi non c'è la possibilità di fare questi spostamenti. In Via Olimpia stessa, alla sinistra di questo, ci sarebbe il tennis club. Qui ci sono stati fino a 3.500 spettatori per la Coppa Davis del 1974, che sono passati per quel budello davanti, sostanzialmente. È impensabile adesso poter far fare le manifestazioni sportive con tutte le indicazioni che ci sono. Via Olimpia. Questo è lo stesso, a fianco della piscina, che potrebbe avere una squadra
in Serie A, in Serie B di pallanuoto, prima a Vicenza o Padova, perché la piscina non può essere allargata, ma intorno case ce ne sono. Quindi quando si pensa a qualcosa, a un impianto che possa essere, ad esempio Udine lo ha fatto tanti anni fa, Udine aveva destinato l'area di interfazione di Lizzi a un'area molto estesa dove uno stadio è già stato rifatto tre volte e allargato. Parcheggi hanno costruito un palasport, quindi il pensiero è questo, come va benissimo fare nuovi impianti, ma come farli, come pensare. Le ultime cose, Bosco e i corpi e testimonianze. Questa è la casa, era la casa del guardiano di Bosco Palù, in via Vindicolo della Pineta. Della Pineta, all'esterno, dietro, ecco, questi sono i pini che sono rimasti tagliati poco da poco tempo. Come vedete, appunto, anche questa è una casa che non ha nessuna indicazione, sostanzialmente, ed è a ridosso di altri caseggiati e condomini. Questa è l'altra casa di guardiano, del Bosco Valdemare, invece, che è stata torniata nel tempo da il cavalcavia di Via Martire a Libertà, qui siamo in via del Boschetto a Capvenezia, ci passa la ferrovia vicino e da sotto la visione è ancora più complessa. Sottopasso, ferroviario, ferrovia, strada che passa sopra e la casa del guardiano del bosco che era, che è lì attaccato. Quindi anche questo è il modo in cui il maestro è cambiato. Ultimo spinato. C'è anche l'altra, no? Quella là in via del. Quella che è in via Valon. Sì, sì, quella. Ce n'è un'altra. Questa è quella che dove sì, andrà a passare la ferrovia. C'è una prima. Ah, non è quella cantonale, quella di. Tu dici alla fine di Avalon? Alla... Via Avalon, dove anche il cavallino, c'è la strada che praticamente venendo da Piazza Carpenedo a sinistra. Ah, aspetta. C'è anche quella casa che è. Mi ricordo se fosse del guardiano, ma no, cosa del genere. In via San Benelli probabilmente. Sì, in via San Benelli. San Benelli, esatto, è una privata quella. Fornace. Sì, 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 era la Fornace di Bertone. La Fornace quella, quell'edificio lì. Che attingeva le cave. Sì, sì, Bertoldo. Bertoldo. Ecco, l'ultima cosa. Andava praticamente fino a. Ma fatelo concludere, se no non finisce. Qui non approfondisco, il discorso invece è sempre per domani. Abbiamo ragionato e si ragiona su Corso Marghera, cosa è stata e come va recuperata. Abbiamo adesso il pensiero del futuro, quindi un'area commerciale, più aree commerciali che potrebbero essere un'emergenza come è stata quella delle industrie. E forse adesso un nuovo quartiere di alberghi che sta per nascere, sappiamo se durerà. Per quanto durerà questo bisogno, questa esigenza assoluta di costruire e di portare. Ecco, niente, lascio soltanto questi. Sì, sì, nei prossimi 100 anni. Sì, nei prossimi 100 anni ne abbiamo ancora da pensare. Adesso. Bene, grazie. 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 Io direi che spegniamo il mio tirato già nel tempo. Sergio Barizza, io spengo in maniera che non c'è più questo rumore. Sì. Vai. 10 minuti, un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Che è il sistema che resetti la testa. No, allora parlando proprio di Gaetano, alzo la voce così spero che sentiate tutti. Voi vuole che si alzi in piedi? No. Sentite sì, perché ho alzato la voce, il tono proprio a posto. Allora, parlando proprio di Gaetano. Senti ancora il rumore, no? Spegniamo anche il computer. Dentro. Ecco. Apposta. Allora, parlando di Gaetano, così vi racconto questa piccola cosa che poi l'ho già detto parecchie volte, insomma. Perché ci parlavamo molto dell'aspetto della cultura che qui non è venuto, se non marginalmente fuori, della cultura a Mestre. A proposito, parlavamo prima con Guido, no? Lui era stato quello che in giunta, quando si decise di approvare il progetto Cappai e Mainardis che avrebbero dato il via ai Candiani, non so quanti di voi siano soddisfatti di quel centro culturale, ecco, no? Gaetano si astenne, mi ricordo benissimo sta roba, sul voto facendo un intervento che a questo punto possiamo dire profetico, perché aveva detto ma perché andiamo a costruire ancora cemento in questa povera città
Quando abbiamo una struttura bellissima in centro, che è l'ex caserma Mater, ex convento delle Benedettine, che può essere adattato a museo. Alla fine di quest'anno dovrebbe nascere l'M9. Io sono molto perplesso su come nascerà, su cosa ci metteranno dentro, questo è un altro discorso. Comunque, quella era la strada, vero? Avrebbe fatto risparmiare caterve di milioni al comune, avrebbe recuperato per tempo e in tempo una struttura storica e probabilmente forse avremmo avuto il museo di Mestre e non un museo a Mestre, come purtroppo sarà secondo me l'M9. O come dice qualcuno, sarà il 42esimo museo di Venezia, non il primo museo di Mestre. Mettetela come volete, ma non sarà certo quello che... C'è un capitolo a proposito nel libro anche sul professor Giuseppe Urbani de Gerhoff, no? Che è quello che tentò di fare un museo a Mestre ancora negli anni 50, raccogliendo testimonianze, quadri, statue. Stefano potrebbe parlarne perché ha seguito lui un po' tutta questa cosa. E le cose che sono rimaste, e non dico rimaste a caso perché dopo la sua morte praticamente queste cose passarono da un magazzino comunale all'altro, dove la porta era tante volte aperta, per cui così chi passava poteva andare dentro e dire: oh, che bella colonnetta, aspetta a vedere, questa qua mi serve a casa mia per mettere un vaso di fiori sopra, no? Fatto è che più di qualcosa, probabilmente, vero Stefano, è sparito, anche senza probabilmente, quello che è rimasto è ancora il magazzino al quartiere Pertini, ogni tanto... No, rispunta fuori sui giornali qualcuno: ah, abbiamo scoperto, perché abbiamo scoperto, siamo tutti così, ma no? Scoprirla qua a caccia. Va bene, ecco, allora parlando di cultura, tornando a noi, io nel 90 sono venuto a Mestre, contrariamente alle indicazioni del mio capo burocratico, perché voleva che restassi a Venezia. Quando gli dissi: vado a Mestre a mettere a posto l'archivio di Mestre, e io mi ero procurato attraverso amici vari luoghi, spazi e tutto il resto, mi ha detto testualmente: ma cosa ti va a fare a Mestre? Cosa che sei a Mestre? Capito? E c'era e c'è ancora un archivio storico in cui ci sono 90 buste con pergamene fin dal 1300, adesso sono nell'archivio di via vicino al Famila, il quartier Pertini. Il quartier Pertini c'è dietro il Famila praticamente. Se voi andate, vedete una grande struttura grigia con sopra il corno d'ovale, no? Ed è l'archivio del comune per la terra ferma. Adesso dicono che presto o tardi la porteranno anche le carte di Venezia. A proposito, insomma, no? Dicono che Venezia si svuota e porta via anche le testimonianze storiche, non so cosa che vi resta, qualche cinese in più che mangia per terra. Vabbè, tornando a noi, sulla cultura, quando io ho cominciato appunto a lavorare sull'archivio, ricordo che ho detto a Gaetano: guarda Gaetano, questa città purtroppo ha subito quello che ha subito, l'abbiamo visto, non occorre che te lo dica, che ce lo insegni, però se vogliamo che veramente nasca un senso di città, al di là dopo del discorso amministrativo, non tirate fuori il discorso delle ferrovie, anche qua è tutta un'altra cosa, no? Cioè un discorso di città. Questa è una città o non è una città? Ponetevi questa domanda. No. Questo agglomerato in cui viviamo, che è giunto fino a 210.000 abitanti, adesso siamo a quota 182, mi pare 183, una cosa del genere. È leggermente in risalita rispetto a qualche anno fa, eravamo andati fino a 174-75, adesso è leggermente in risalita. No? 180, è una città o non è una città? Sarebbe giusto anche rispondersi. O è la periferia di Venezia, una grande periferia estesa, o una periferia di prima classe rispetto alla Gazzera, a Favaro, a Campalto, non so. Provate a farvi questa domanda. Allora io ho detto: al di là di queste domande, facciamo così, proviamo a fare un percorso per cui con il tempo noi proponiamo continuamente piccole cose che possono essere mostre fotografiche con i documenti, mostre di quadri, non so, qualsiasi cosa, ecco, che giri attorno a questo concetto di città. E lo facciamo con regolarità e cerchiamo intanto di portare le scuole, poi di invitare la gente, e andiamo avanti con costanza su questo. Facciamo questo. Abbiamo fatto una prima mostra, non so se qualcuno si ricordi, era il 1992, per Stefano, dove c'è stato, proprio dentro alle Grazie, con i primi documenti che io avevo trovato in archivio. Via Poerio. Via Poerio.
E Gaetano quella volta, eccolo qua il discorso che volevo fare per capire che quanto era interessato, lui era assessore in quel momento, 92. Sì, sì. Sì, sì, sì. Era, sì. Oppure aveva una situazione. Però sindaco. No, 92 c'era Bergamo. Non era assessore, c'era Bergamo, però Bergamo aveva dato. Aveva dato una delega, bravo, bravo, per rappresentare la città d'Aquaro, sì, e quella scusa lui. E lui dopo la usava. Lui la usava. Quando gli ho detto questa cosa, ha detto: Sergio, benissimo, adesso ti tieni in casa mia e ti mostro una roba. Sono a casa sua e mi ha mostrato quel famoso quadro che ha a casa, che è un quadro di Vendramini, quello con la Piazza Ferretto, nella metà del 1800, Piazza Ferretto anche inondata dal lago, un quadro bellissimo. Me l'ha fatto fotografare, l'abbiamo messo nel catalogo e dopo l'abbiamo messo anche in mostra. No, cioè per dire, addirittura ha dato una cosa sua per fare in modo che questa cosa... E poi avevamo pensato una cosa estremamente importante, sulla quale io rimango ancora ormai, però farla bisognerebbe ripensarla, se la facevamo allora era tutto pensato. Io l'avevo chiamata Casa della Memoria, in quel momento non ce n'erano tante in giro per l'Italia, adesso è un po' un termine un po' inflazionato, sì. Nel 92 non ce n'erano molte, c'era quella di in Toscana dove siamo andati anche a... Miniato, non mi ricordo, una cosa del genere, comunque siamo perduti. Chi era questo pittore? Vendramini, o Vendramini, Vendramini o Vendramini, adesso nel corso c'è la Efina, la Ifina. Cioè, c'è il libro di quella mostra, c'è il catalogo, per cui c'è anche dentro la... E cos'era sta casa di memoria? Pensate che con Gaetano avevamo individuato anche il luogo. Il luogo adesso è del comune e a oggi è ancora vuoto. E sono le due palazzine di Catapan che sono di fronte al municipio. Di fronte al municipio, all'angolo con via Torre Belfredo, c'è la provvederia. Da un lato, verso via Palazzo, c'era una tabaccheria che era dei Catapan. La tabaccheria è stata chiusa una caterva di anni fa e dopo Catapan ha cominciato a parlare col comune per cedere quello spazio. E contemporaneamente cede anche la palazzina che c'è dall'altra parte. Allora pensate voi se... Nel 1992 si fosse fatto in quel luogo un posto in cui uno poteva andare a vedere ciclicamente le tracce della storia di Mestre. È in centro, la gente ci passa davanti, la gente che passa davanti, si vede un quadro beo, si vede una roba beo, va dentro per forza perché gli passa davanti, è vero? Più centrale di così, niente, non c'è stato adesso da fare. Pensate che la conclusione di quell'affare con Catapan l'hanno chiusa l'anno scorso, due anni fa, non so quando sia, è recentissimo. Poi il comune è restaurato, adesso lì dentro dovevo mettere degli uffici. A proposito di uffici, citiamo anche questa, dopo mi dilungo, vado verso la conclusione. A proposito di uffici, parlavamo prima con Guido anche di questo, nel 1973 Guida, sindaco Giorgio Longo, no, fu approvato il primo piano per il recupero del centro di Mestre. È una delibera bellissima perché me la sono letta parecchie volte. In quella delibera, oltre che prefigurare una nuova piazza, eccetera, cose se non davanti più a tempo, c'erano due cose estremamente importanti. Si pensava di valorizzare proprio per la storia di Mestre, da un lato la torre demolendo Celana, siamo nel 1973, 73, signori miei, quando è stato demolito Celana? 6 anni fa, 5, 7, non so. 40.000. Sì, 40.000, sì, no, vero. Vabbè. Dall'altra parte si doveva demolire la Banca Cattolica del Veneto, che poi divenne l'emeroteca, per valorizzare, scritto nella delibera, l'unico monumento medievale che esiste in Mestre. Allora, a proposito di siamo una città o non siamo una città, è vero che ci hanno buttato giù le torri, ci hanno buttato giù le mura, eccetera, ma perché non cominciamo a valorizzare le poche cose che sono rimaste, salvare almeno quelle e darci un valore? Punto di domanda, è vero? Allora, se tu buttavi giù, e io l'ho continuato a insistere su questo, e anche ultimamente, l'unico che mi ha seguito purtroppo su questa strada è stato il sindaco Orsoni, perché l'ultima delibera su quella struttura è del sindaco Orsoni, il quale da solo, riprendendo quella delibera, disse io sono favorevole a buttarla giù. Tutta la giunta no, la cosa è ancora in piedi e tra poco cosa faranno? Una trattoria, avete capito? Anzi, pizzeria. Mi vaga che vengo su, perché proprio veramente non me ne posso più, è vero? È una cosa pazzesca, ma se non sono fuori del testo tutti quanti, si vede proprio via Quasago, è come se disse. Era assessore di Michele, scusa, era assessore di Michele, del signor Zero. Quando? Con Longo, questo non so, ma però queste cose non andrei tanto a vedere chi era sindaco, cioè gli atti della giunta sono andati. 73 da Longo.
era dopo il sindaco e c'era no, era il socialista, era anche il 62, no, no, l'assessore era quello che adesso ex Salvani? Salvani? No, Salvani molto dopo. Salvani molto dopo. Era De Michelis, perché De Michelis è diventato deputato per la prima volta nel 72, fotendo Moro e lui era in giunta e è andato deputato e ha tenuto anche ancora l'incarico assessoriale, non so se fino al 75, no, però so che c'era, perché io ho cominciato a fare politica attiva nel 71-70, quindi da quel momento ho delle memorie personali buone, prima invece non so. Secondo me al di là delle persone, era che una giunta decida delle cose, ma molto importante. Su Mestre era partito un discorso che aveva un suo senso, perché aveva una squadra di architetti e di collaboratori e ancora viva, di gente che non leggeva solo Topolino, ma leggeva anche qualche libro di storia. Va bene? Ecco, allora perché? Allora vengo al punto, perché io mi ricordo di aver visto Gaetano quasi piangere, era purtroppo già abbastanza provato, sì, era qualche mese prima di morire, quando era l'autunno del 2003, perché è morto un anno e mezzo dopo. Nel 93, quando io sono andato a portargli la copertina del mio primo libro sulla storia di Mestre, la copertina, perché l'editore mi mandò giù la copertina per dire mostre che l'assessore era anche un tentativo di fare in modo che dopo che ne comprasse 300 copie per dargli alle scuole, eccetera, infatti dopo io l'ho anche fatto, no? E quando gli ho mostrato sta copertina, io mi ricordo le lacrime di Gaetano, no? Ha detto, speriamo che finalmente sia giunto il momento, proprio così pressappoco queste parole, no, che non dicano più che questa è una città senza storia, speriamo che qualcuno cominci a leggere questo libro e altri libri che per fortuna dopo sono nati anche sulla spinta di quello, e che si cominci a conoscere un po' la storia di questa città. E dopo le scelte verranno fatte in relazione anche a questo, perché se viene, io non, adesso questo qua lo dico genericamente, ma se viene a capo dell'ufficio tecnico del comune uno da Catania, che può venire perché i concorsi sono pubblici, forse sarebbe opportuno magari che si aggiornasse un po' su come sono le situazioni, e non che firmasse atti magari, no, non sapendo che lì c'era una strada romana, non so, che là c'era un pezzo di muro, eccetera, capito? Se uno non legge, non si informa, siamo fregati, non c'è niente da fare, no? E purtroppo, non mi ricordo mai il nome, ma un storico francese diceva, non c'è nulla di più inedito della carta stampata. La gente non legge, soprattutto quelli che dovrebbero leggere e che dovrebbero informarsi. No, e quindi se lei orta... Sergio, ancora due minuti. Due minuti, basta, sì, adesso arrivo alla fine. La fine è questa, cioè volevo non certo riabilitare il geometra argenta, poi l'altro giorno ho mostrato anche a loro, prima questo è un giornale di Mestre del 1949 e c'è il nostro geometra argenta che si fa la pubblicità, dov'è? Quello che ha avuto ciò, no, Luigi Balsamo, ma dica, fatta la trovare eccolo qua, accanto a Coin, vedete, Coin Zampironi, e qua geometra Ugo Argenta, vedete, si faceva la reclam, vuol dire che bene o male, insomma, era uno che aveva uno studio avanzato a Mestre, no? Lui lo chiama con un altro nome. Allora, sto Ugo Argenta spunta fuori, e se qualcuno vuole sapere bene tutta la storia, si legga un capitolo del mio libro in cui c'è scritto proprio tutto, perché ho trovato le carte, che è la cosa fondamentale per ricostruire la storia, all'interno dell'archivio. Mi ricordo che quando le ho trovate, ho fatto la fotocopia e gliela portate a Gaetano. Lui stesso Gaetano, va, dite bene, perché forse Argenta non era sicuramente uno stinco di santo, però c'è stato qualche altro che ha fatto gran capello. Allora, la storia detta in sunto è questa. Dal 1927, nel 26 il comune di Mestre viene abolito e aggregato, dal 1927, l'anno dopo, no, comincia un carteggio tra il comune, ovviamente di Venezia, e l'ultima signora dei Ponci, che era una Fapanni,
No, perché lei dice ormai io sono vecchia, ho sta casa al parco, tutto sto parco eccetera, so che a voi interessa perché già il comune di Mestre aveva pensato che quello poteva diventare un parco cittadino, dialoghiamo, mettiamoci d'accordo eccetera. Silenzio assoluto. 1934, sette anni dopo, la signora torna alla carica, ma allora volete sto parco o non lo volete? Guardate che io mi stanco, perché se andate avanti così c'è già gente che chiede che io gli venda la terra per costruire, se voi non mi muovete io sono mossi. No. Adesso qua forse sarebbe giusto andare a vedere chi era gli assessori, lui io direi addirittura non l'assessore, il burocrate che riceveva queste lettere e che dopo le ha cestinate, le ha messe sull'angolo o le ha lasciate perdere. Nel piano rosso, siamo nel 37, nel piano rosso viene individuato, quello che diceva lui prima, vengono individuati i due parchi cittadini, ma vengono individuati e basta, non si fa nulla. Dopo la guerra la signora nel frattempo si è trasferita a Como, dove i suoi eredi avevano la casa e abitavano a Como, e qui ha lasciato un mandatario che era sociometra Argenta per risolvimi tu la questione di Tembrere, no? E lui è andato per la via più spiccia, siamo dopo la guerra, occorrevano case, sapeva che la gente aveva bisogno di case, lui era anche addirittura lanciato, avete visto sul giornale, e ha fatto sto piano prima delle villette con tutto quanto il resto, no? Quando ho cominciato a buttare giù gli alberi, eccetera, qui il fascicolo, qui vi accennavo prima, si ingrossa ancora perché comincia una serie di lettere e di rapporti tra il comune e addirittura il Ministero della Pubblica Istruzione, perché quella volta non c'era il Ministero della Cultura, dei Beni Culturali, e i Beni Culturali praticamente erano competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, no? Allora, da Venezia scrivono, guardate che qua abbiamo un parco cittadino che è stato preconizzato come parco urbano nel 37, hanno buttato giù tutto, da Roma e anche dalla sovrintendenza attraverso Roma dicono fermi tutti, probabilmente c'è il punto in cui no, è tutto là, fermo, standard, dobbiamo vedere cosa c'è, eccetera, e avanti. Le cose vanno avanti e sono via breve così finisco, la finale qual è? La finale è questa, che Argenta, per conto della signora, si rivolge anche lui a Roma e dice io voglio sapere se essendo un privato cittadino all'interno della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, se posso fare sulle terreni che sono miei quello che voglio in relazione alle possibilità che ci sono. Da Roma cosa rispondono al Comune di Venezia? Avete fatto su quella zona un piano qualsiasi? Avete messo dei vincoli su quell'area? La risposta è no, non abbiamo messo nulla. La risposta da Roma. E allora il proprietario, sulla base del codice civile italiano, rispettando le regole vigenti, può fare quello che vuole. Per cui, adesso non parliamo solo di Argenta, capito? È giusto che le cose sono delle colpe anche dall'altra parte, perché non hanno fatto quello che dovevano fare. E il comune si è, tra virgolette, salvato in corner, quando tu mostri il piazzale pieno di auto, lì è perché il comune, in base alle leggi vigenti, il comune ha detto, ah sì, adesso tu puoi costruire, però sono io che ti do la licenza di costruire. E per darti la licenza di costruire ti domando alcune cose, allora ti domando che tu mi dai lo spazio per costruire una scuola e mi fai un grande piazzale dove la settimana faccio il mercato, che ha bisogno del mercato. E le strade. E invece che fare le villette fai palazzoni di 8 piani, quanti sono? Quello che 7-8 piani. Capito? Per cui la cosa è stata così, cioè non hanno mollato le villette così, è stato perché il comune a un certo punto ha dato lo stop. Io sono il comune, devo io dare la licenza. Tra l'altro la cubatura concessa dal comune è ben superiore a quella che hanno realizzato. Va detto che in tutta Italia in quel momento nessuno aveva più ripreso a fare i piani regolatori. Tutti avevano ripreso con i piani di costruzione post-bellica che lasciavano mano libera dove c'erano stati i bombardamenti e con quella però questo è un altro discorso ancora. Fatemi un attimo perché se non serve non riesco a concludere. No, infatti voglio concludere solo così praticamente, cioè con queste due osservazioni. La prima è proprio sulla cultura, no, sull'aspetto culturale profondo che purtroppo secondo me siamo ancora se non a 0-0-1, insomma, no? Cioè un pochino più su. Il museo poteva essere sicuramente una grande carta da giocare con le premesse che ci sono oggi. Io ho l'impressione che
No, saranno carte che si giocheranno su altre strade su altre, e su altre robe. Vedremo. È partito come Dani Delta. Chi vivrà, chi vivrà vedrà. No, chi vivrà vedrà. E dopo questo discorso invece proprio del, come dire, possiamo dire, un discorso sulla città, ecco, no? Per cui vorrei finire proprio semplicemente con un accenno, solo accenno al discorso del... ottimismo. Sì, infatti stiamo parlando, no, del bosco e dei parchi che sono la cosa che più forse ricorda Gaetano e che più anche forse ci mette la possibilità di vivere una città migliore, insomma. Il parco di San Giuliano, credo che al di là, lasciando perdere tutto il discorso, inquinamento fatto bene, inquinamento fatto male, eccetera, tutte queste cose qua, c'è ancora una parte che è, no, che sì, è isolata, però insomma, ringraziando Dio qualcosa si è mosso, insomma, e soprattutto sull'area dopo, no, di tanti pezzi che in qualche maniera fanno da corona alla città, no, fino a Dese, fino a Campaccio dall'altra parte, Bosco eccetera, di Mestre. Quello che è chiamato il Bosco di Mestre. Allora, prima di dare la parola qui, no, Merlo? E una informazione su Argenta. Velocissimo. Ah, sì. E sostanzialmente, intanto quello che ha appena detto Sergio è il sacco bello, che è quello stesso, cioè il verde che si manda al cemento. Detto questo, Argenta come definizione, 60, non è soltanto Parco Conci. Argenta aveva 63 denunce pendenti. E truffa per complessivi 100 milioni di lire dell'epoca, cioè miliardi. Era proprio ed è scappato. Quindi giusto, capito, però poi non era proprio. Forse è andata che la fortuna di quello, perché se si è bloccato un ulteriore uso più o meno lecito dello spazio, secondo me, dopo aver letto le tue cose, è dovuto anche al fatto che, essendo nato questo problema di truffe e di roba, la gente. Posso fare un'ultimissima considerazione? Cioè, siccome abbiamo parlato di piani, no? Di piani che non ci sono stati, di vincoli che non ci sono stati, per salvare le poche cose che ci sono, credo che possiamo ricorrere a questo, però io sono stato desolantemente colpito quando all'interno proprio del cortile del nuovo museo M9 hanno abbattuto le due cavallerizze. No. Allora, le due cavallerizze che c'erano dentro erano due luoghi in cui, quando la caserma era un comando di cavalleria, portavano i cavalli dentro, c'era ancora la struttura molto bella, no, Giorgio, l'abbiamo vista, sono venuto da me, no, con travico, roba, c'era l'Evo, sapete l'Evo, cioè il posto dove gli animali andava a bere, no, molto lungo, molto bello, era una struttura ottocentesca bellissima. Quella struttura, assessore Gianfranco Vecchiato, era stata vincolata, l'hanno buttata giù. Allora la mia riflessione è... Allora, ma povera città, se anche quando riusciamo a mettere i vincoli si buttano giù le cose, cosa possiamo fare? Dobbiamo prendere i forconi insieme una volta? Cosa dobbiamo fare? È una cosa terribile, questa è una cosa terribile. Hanno concesso, la sua vita ha concesso di buttarla giù, solo volte sapere tutta la storia. Hanno detto che mettevano via le pietre, dopo le pietre sono sparite, adesso ha detto che le rifaranno con un tanto uguale. In calcestro. Guido Berro. Ma io, che non mi conosce, io ero un collaboratore, un grande amico di Gaetano, e ho vissuto dal 70 fino alla sua morte praticamente, ho lavorato e collaborato con lui nell'attività amministrativa, ho cominciato a conoscere il Mestre in quegli anni là, perché io poi non sono neanche mestrino. Partito Repubblicano. Partito Repubblicano, ho fatto il segretario della sezione di Mestre, poi il segretario provinciale, poi il consigliere regionale. Quindi ho vissuto un po' di esperienza, ma la cosa che a me interessa, perché questo libro di fatto la evidenzia, la tratta e della sostanza, è dell'evidenziazione della figura di Gaetano, del tipo di personaggio, di uomo che era. Lui era un grande trascinatore, questo era una delle sue particolarità, e ha cominciato a fare attività amministrativa prima che io lo conoscessi, ma è diventato consigliere comunale nel 1970 per la prima volta. Erano in due, no, erano solo all'inizio, consigliere repubblicano. E io ho cominciato a fare attività nel 71 praticamente, tirato dentro da cui dove stanno in inizio.
E ci sono delle cose nel libro, alcuni aneddoti, che io posso testimoniare in prima persona essere vere e efficaci, tipo quello che già dopo due anni che Gaetano era consigliere comunale, in 60 persone venite di consiglio quella volta, il partito, mettiamoci, ritorniamo indietro per chi si ricorda, c'era un modo di fare politica, attività ben diverso di quello di adesso, il consiglio comunale aveva una sua valenza, tutto quanto. Però Gaetano aveva da subito acquisito una sua personalità e una sua conoscenza. Cioè, io mi ricordo personalmente, potrei anche dire i nomi di chi dicevano quello, era diventato il rompicoglioni del consiglio comunale. Perché, soprattutto sul discorso di Mestre urbanistico e di sforzi per trovare soluzioni e per dare un'identità alla città, per risolvere i problemi che erano gravissimi. Ha fatto bene ricordare Michele nell'invito, nella nota, che all'inizio degli anni 70 questa città era l'ultima città italiana per rapporto abitanti metri verdi. E questo tutti noi abbiamo vissuto questa cosa. La nota positiva è che adesso, da 15 anni, questa città è un'altra, le città in testa per il rapporto verde pubblico attività. Non c'è solo Gaetano, ma io dico che Gaetano è stato all'80% l'artefice di questo cambiamento, al di là dei colori politici, no? Perché poi non è mica che i buoni fossero tutti da una parte e i cattivi dall'altra, perché c'erano sacche di resistenza e di problematica, tipo quella appunto che ha evidenziato anche lui prima sul noi come repubblicani siamo sempre stati contrari al cambiamento all'inizio con quelle motivazioni là, cioè prima il recupero, l'identità, e dentro a quella costruire anche spazi nuovi per un utilizzo diverso, prima di costruire ancora. Sconfitti in questo, come siamo stati sconfitti poi, e poi sono venuti i verdi, hanno cominciato a prendere rilevanza anche i verdi negli anni 70, e quindi c'è stato tutto, cresciuta la sensibilità. 80. Ma all'inizio è dura, signori. I verdi anni 80. Anni 80. Dopo sì, 85. Ma era dura negli anni 70 sostenere questa tesi e portarle avanti, perché erano ancora forti gli interessi cementifici, chiamateli come volete. E anche su quello ho qualche ricordo, aneddoto particolare, delle sirene che tentavano di, pur con un consigliere o due consiglieri come siamo stati, che su 60 valevano poco e magari non erano neanche in giunta, però le cose erano molto forti. Gaetano era un sognatore per certi aspetti, e qua c'era qualche altro amico che magari frequentava, e in partito dove si discuteva, perché una volta si discuteva parecchio, si chiacchierava, e venivano fuori delle idee, delle ipotesi, e non è che tutti fossero sulla stessa linea, sì, si cercava di trovare, ma lui aveva la capacità che quando puntava su un progetto, su una cosa, riusciva quasi sempre a portare anche gli altri comunque a discutere, e poi comunque la tesi sua, anche se non prevaleva al 100%, ma riusciva ad avere. Perché? Perché aveva la capacità, in più della media di noi, di avere una progettualità che vedeva molto più lontano, e aveva la conoscenza storica della città, dell'aspetto. Altro aspetto da sottolineare, per esempio lui, e anche io, sempre stato contrario alla separazione dei due comuni, perché diceva che non è la separazione amministrativa che dà l'identità al territorio mestrino. Diceva che l'identità al territorio mestrino, i mestrini dovevano averla o sentirselo creare. Anzi, diceva, è un arricchimento, e San Giuliano nasce come idea da quello, è un arricchimento avere una città d'acqua e una città di terra che guarda all'acqua. E il progetto del Parco San Giuliano nel suo complesso, sviluppatosi poi anche con molti contributi di altri, ma nasce proprio da questa idea. I mestrini devono sentirsi orgogliosi di avere un piede nella laguna e di poter andare in barca, perché la barca non è dei veneziani, dice a lui che piaceva vogare, la barca è anche mia, nostra, siamo noi, la laguna non è dei veneziani, è di tutti quelli che ci stanno dentro e intorno.
Su questo il progetto Parco San Giuliano ha avuto un'identità culturale e nasce da questo, sapendo comunque le difficoltà e le problematiche che c'erano. Perché lo sapevamo tutti, anche chi faceva finta di niente, sapevamo tutti cosa c'era là sotto e cosa per 40 anni, come per 40 anni era stato usato quel territorio. Ma le difficoltà a volte fanno scoraggiare, in realtà aveva questa capacità che le difficoltà lo caricavano, diventava più protervio, più, perché diceva no, si può fare, si può superare, sì, cioè va bene, creiamo, andiamo a vedere, andiamo a verificare, e nasce, comincia a prendere, a nascere l'idea e a diventare. Se poi questo è diventato un patrimonio di tutta la città, io non ho dei dubbi che lo sia diventato ancora oggi. Perché le nuove generazioni si sono abituate a questo, ma non hanno la coscienza o la conoscenza vera di cosa vuol dire avere il Parco San Giuliano. Non sotto l'aspetto della fruizione spicciola di fare la corsa, andare a fare una camminata, ma di avere la città, una parte della città che ha questo ambiente che ha un suo unicum rispetto anche a altri parchi in tutta Italia e nel mondo, e poi contestualmente allo sviluppo della città, alla ridefinizione, alla guerra con i commercianti per la pedonalizzazione della piazza Ferretto, ma sembrava che volessimo la loro morte, la loro distruzione. C'era anche qualche amico che aveva qualche pezzo di casetta là dentro e ha litigato con noi, ma in maniera brutta, quasi da rompere una conoscenza che durava 20 anni, 15 anni, no? Salvo poi scoprire che a distanza di un anno o due il valore della sua casa era triplicato. A parte la crisi del commercio di adesso per il corso dei centri commerciali, ma quello dall'inizio è stato così, quando si è cominciato a fare questo discorso. Quindi era una battaglia che aveva alti e bassi, ma comunque il filologico e culturale che la sosteneva ha sempre avuto uno sviluppo. Su questo c'è dentro appunto il discorso del museo, ma e dell'utilizzo del forte della caserma. Centro, caserma, utilizzo, spazio pubblico, deve diventare pubblico, deve essere, restare pubblico, deve essere utilizzato in funzione della città, dove la città va a ritrovare. Caserma, intendi l'ex caserma distretto di Via Poerio? Sì, Via Poerio. Dove la città va a trovare quello che diceva Sergio prima, un punto di conoscenza storica, di... e poi la grande idea del bosco. Si partiva dal boschetto di Campanello, e là sono stati anni di travaglio anche, perché ospedale sì, ospedale no, lo facciamo là, non lo facciamo là, il progetto, ma in, come, no, come si chiama, quello che abbiamo visto prima, Il Monino. Alla fine noi lo avevamo anche sponsorizzato dal punto di vista, perché prevaleva il discorso che la città avesse finalmente un ospedale degno di questo nome e un servizio. Mi ricordo che nella sua attività, tutti lo sanno, se lo ricordano, Gaetano ha fatto 3 anni o 4 il presidente dell'ospedale di Mestre. Sì. E quindi sul settore sanitario ha sviluppato conoscenza e cultura e anche là. È stato uno dei punti in cui ha lavorato molto. E alla fine il bosco comincia a prendere quota. L'idea del bosco nasce, io non ero ancora in regione, quindi inizio anni 80, o fine anni 70, inizio anni 80, io sono andato in regione 85. E quando ero in regione, e forse si ricorda anche Michele, c'era il Parco della Laguna e io avevo presentato anche, non so se l'avevi firmato anche tu, un primo progetto del Parco della Laguna Nord, no. E il discorso di cominciare a sviluppare il bosco, trovando una buona sponda
non in regione giunta assessori, ma trovando una buona sponda in Ettore Conalberti, che era andato a fare il presidente dell'azienda regionale delle foreste. Questa combinazione di Gaetano Venezia, della caparbietà di un veneziano e di un amministratore veneziano, ha cominciato a creare le prime condizioni perché ci fossero i primi elementi di cominciare il rimboschimento, individuazione delle aree, poi tutto il progetto, che naturalmente è realizzato al 20% rispetto a quello che è l'idea originale di tutte le aree. Stiamo parlando del bosco di Mestre. Del bosco di Mestre. Faro, Rodese, eccetera. Tutta l'area. I cacciatori li abbiamo un po' limitati ultimamente. Beh sì. Anche perché, vabbè, a parte le contraddizioni di tipo legislativo, no, per cui a un certo punto si poteva andare a sparare tranquillamente nel bosco, più e meno che nei campi. Ma questa è la testimonianza che io posso portare del lavoro svolto da Gaetano, che trovava spesso delle collaborazioni o delle condivisioni, ma spesso trovava forti resistenze, che, come vi dico, dal punto di vista politico non c'era il partito cattivo e il partito buono, dentro a ognuno c'era giustamente, dico giustamente. Posso che fate una domanda interna proprio, che mi è sempre, dentro il Partito Repubblicano Veneziano, che è uno dei partiti repubblicani più interessanti d'Italia, lo devo dire, perché quello romagnolo e quello veneziano erano chiaramente i due più con intelligenza, insomma, no? C'erano però due anime. Me le puoi identificare un po'? No, non c'erano due anime. Noi abbiamo sostenuto, abbiamo durato 20 anni con Visentini, che era favorevole, dico Visentini, presidente, ministro, cioè uno dei due, tre soggetti guida del partito, vecchio La Malfa, Fabolini e Visentini, erano loro i riferimenti. Lui era decisamente favorevole alla divisione del comune, mentre sia i veneziani, dico il gruppo Itoni Casellati, per dire i nomi comuni e altri, e noi eravamo contrari, siamo sempre riusciti a far prevalere la tesi della contrarietà alla separazione, nonostante Visentini, il quale è stato addolcito da questa sua posizione quando, ne parlavamo prima con Sergio, nel 92-93 Artefice, soprattutto Gianni Pellicani, hanno individuato le aree metropolitane e Pellicani è riuscito a far inserire anche Venezia tra le città grosse, che non aveva il numero di abitanti sufficiente, no. Questo sulla parte amministrativa, sulla parte ambientale invece? Sulla parte ambientale no, noi tutto il partito mai non abbiamo mai avuto problemi, grossi problemi. Canella, che c'era. Non, su questo siamo sempre stati un partito. Una domanda proprio mia, che ci è stato facile, tutto sommato, dentro. Perché grosse resistenze o chi sosteneva tesi meno non ambientali. Più industrialiste, eccetera, non c'era. No. Questo no. Su Porto Marghera, noi abbiamo discusso e un po' anche trovato posizione. Non tanto su Porto Marghera, ma negli anni, alla fine anni 70, noi avevamo lanciato l'idea, avevamo già l'idea che Marghera era chiuso e obsoleta, tra l'altro scontrandoci duramente con Gianni De Michelis, che invece sosteneva di fare il cambiamento della firma o altre cazzate di questo genere. No? Quindi questo, l'altro aspetto era, Marghera non era una cosa da combattere e distruggere perché bisognava combattere, bisognava avere la capacità di cominciare per tempo a ragionare e individuare lo sviluppo o la trasformazione che quell'area poteva avere. Anche su questo grandi contrasti non c'era. Una domanda vera, non è che perché avevamo la fortuna, lo dico adesso con molta tranquillità, perché noi eravamo un po' di sinistra, ma non avevamo la pressione di chi difendeva gli operai, l'occupazione forte, quindi era più facile per noi sostenere certe tesi che sembravano andare contro gli interessi della classe operaia, ma che però invece poi il tempo purtroppo ci ha in parte dato ragione, forse se venivano affrontati un tempo meglio. Un minuto.
così. No, io concludo perché il libro si chiama Sacco Bello. Gaetano ha fatto gli ultimi 3 anni della sua vita, 4, da quando ha cominciato a essere malato. Il male gli è stato diagnosticato nel 92 per la prima volta, lui è morto nel 95 e lui ha inventato la Mestre Bella. Tutti vi ricordate? E questo ha fatto colpo. Ha fatto colpo e... devo che dire Mestre era la città più brutta d'Italia. Devo dire che Stefano, conclude il libro, ve lo leggo, in maniera che a me è molto piaciuta. Lui dice, il suo bosco era diventato realtà, seme di una corona verde che lui aveva sognato e che avrebbe davvero impreziosito la sua città, sempre che il suo messaggio venisse raccolto da chi avrebbe poi preso il suo posto. E la frase finale è, non ci si può fermare adesso solo perché uno magari muore. Allora, io vorrei dire una cosa su Gaetano che riguarda proprio la sua sensibilità storica applicata al presente e al futuro della città. È una cosa piccola. Voi sapete che via Forte Marghera c'è la Krull, vecchia fabbrica di scorza, e che ha una lunghissima facciata, 70 metri di facciata a mattoni a vista, che c'è ed è la vecchia fabbrica. Dietro c'erano altri capannoni, ma vecchi, con capriate di legno, eccetera, e c'è il palazzo Tribunale dei Minori, cioè Ministero della Giustizia. Spiega bene, perché non tutti sanno dove stai, di dove stai parlando. Via Forte Marghera. Via Forte Marghera, Piazza Barghe, Lago di Londra. Allora, Gaetano era la giunta rossoverde, per il momento, ha detto, senti, fammi piacere, occupati di seguire questa cosa, perché mi pare che stia andando verso esiti molto strani. Infatti il Ministero della Giustizia aveva previsto un grande cubo al posto della fabbrica di scope che era totalmente ignorata e quindi doveva essere demolita. Allora sono andato a fondo della cosa. Tanto per cominciare, il Comune aveva spedito al Ministero della Giustizia la planimetria dei luoghi. Voi sapete che il primo atto è la conoscenza dei luoghi e della loro storia per fare un progetto, no, decente di architettura, eccetera. Questo trapezio, il lotto è come un trapezio, spedito dal Comune, era un trapezio col confine e vuoto. Quindi, tanto per cominciare, il Comune non ha mandato lo stato dei luoghi. Il Ministero ha preso uno dei progettoni progettati a Roma standard e l'ha messo nel trapezio, tant'è vero che il cubo è proprio un cubo con gli angoli retti, non segue nemmeno il trapezio. Allora ci sono state delle riunioni, uno per la giustizia, diciamo, per c'era un giudice incaricato per seguire localmente le cose, eccetera. E con mia meraviglia, i giudici stessi, di fronte alle obiezioni che li facevo, sostenevano, io gli dicevo, intanto 5 piani non servono, questa struttura è eccessiva. Vuol dire, si tratta di fare la pretura, era il problema. Certo. È assolutamente sproporzionato. Due, c'è una fabbrica pregevole, novecentesca, c'è il suo corrispettivo anche a Treviso, ha una storia interessante, eccetera.
e quindi bisogna modificare, e diversamente da altre situazioni, compreso un giudizio che come Associazione Urbanistica Democratica avevamo fatto nel passato, invece il giudice diceva sì sì, ma meglio avere di più che di meno, cioè se è in eccesso meglio. E questo è un test che ancora, quello era l'ultimo esito di qua, vedi i cambiali, di quando, del periodo in cui il denaro pubblico e le opere pubbliche potevano spendere, e più spendevano meglio era, e si faceva debito. E questa è anche la storia del Candiani. Candiani è un mucchio di spazi sprecati, nessuna economicità, una formalità, un formalismo, ma senza funzione. Quella è una concezione anche architettonica che dipende dal fatto che si poteva spendere senza un limite. Bene, allora, qual è stato l'esito? L'esito è stato che con l'aiuto della soprintendenza si è conservata la parte pregevole della facciata e anche in muratura curata, hanno demolito i capannoni dietro, che in effetti erano solo delle capriate in legno come elemento di pregio, e è stata abbassata. È la struttura che infatti vedete solo quando entrate. Non solo, ma è stato lasciato un varco che doveva essere il canale verde nord-sud di Mestre Centro, che, attraversando la Bissuola, andando a finire via di San Marco, verso Favaro, cosa che con la viabilità e l'ampliamento attuale viene sostituito da uno stradone. E quel varco, che avrebbe la sua continuità perché ogni opera certo doveva lasciarlo libero, è un'idea che mi sembra oggi più difficilmente praticabile. Questo per dire che lui, per esempio, aveva una capacità di fare presa sul presente, sul futuro. Non è che c'era la storia da una parte e dall'altra, come succedeva negli anni 60, invece la modernità che faceva quello che voleva. Questo è stato per esempio un limite di Bergamo, perché Bergamo aveva un senso acuto e un'affezione alla storia della città. Ma poi quando ha fatto Celana ha detto, beh, ma è la modernità, cioè è come una cosa ineluttabile, non c'è niente da fare, siamo in questi tempi, bisogna cedere le armi. Stiamo parlando di Piero Bergamo. Piero Bergamo. Sì, Piero, sì, Piero. Non la città di Bergamo. No, Piero Bergamo. E neanche Ugo Bergamo. E neanche Ugo Bergamo, che poi c'era che l'ha fatto altri. Allora, allargando un attimo l'orizzonte, c'è l'altra questione che sempre in quegli anni, che sono importanti perché sono quelli in cui Giorgetto nella giunta Casellati, quindi nella giunta Rosso-Verde, ha avuto un ruolo forte. 89, quando si è trovato, qual è stata la soluzione per l'ospedale? Dopo anni e anni di battaglie, manifesti ambientalisti, eccetera, è vero che Gaetano si trovava nel dilemma e nel duplice ruolo che diceva Guido Vero. E come è stato risolto in modo estremamente positivo la questione? Trovando l'area alternativa. Le famose ruote dell'ospedale non erano un dibattito inutile, è che si trattava di trovare un'area che avesse tutti i pregi e nessuno
dei disastri che avrebbe combinato là. Tra l'altro si dice l'ospedale del Boschetto, guardate che non è nel Boschetto, era tra il Boschetto e il Forte, un'altra presenza storica del fondamentale, e le avrebbe tutti i compromessi tutti e due. E oggi saremo nel dilemma di non poterlo ampliare, perché è assolutamente in una posizione costretta. Quindi non c'era solo un problema ambientale, c'era anche un problema funzionale che Zellarino non ha. Infatti, se voi vedete Zellarino, lo spazio, eccetera. Lì, grazie a Galasso erano arrivati i vincoli, intanto in tutta quella rete dei prati, anche del bosco dei prati, erano arrivati i vincoli, non c'erano più vincoli ambientali, con Galasso. Sì, quello è l'elemento ulteriore, a cui però i partigiani del mantenimento reagivano con la convinzione che tutto si può superare, soprattutto i progetti già approvati, e la regione avrebbe avallato. Ecco, quindi un elemento come l'ospedale è stato risolto trovando in positivo l'alternativa corretta, praticabile e utile. E anche, non approfondiamo poi altri problemi. Allora, l'altro elemento che è stato appena citato e che implica una grossa responsabilità è questa questione della cintura verde, del bosco di Mestre. E il libro di Tarello usa un termine corona. Guardate che la corona è qui, e in effetti quello è il nord-est della città. Il bosco di Mestre è una grande cintura, una corona, che depura. E per questo la regione è passata in regione, per questo l'alleanza con l'ente delle foreste, eccetera, che deve depurare tutte le acque che scendono, no, per nord e nord-est verso la laguna. Quella era la sua funzione ecologica, oltre a quell'altra ovviamente a livello urbano, a livello complessivo, cioè a 100 elementi di valore, ma c'era questo. Progressivamente con San Giuliano è cominciata l'estensione. San Giuliano, guardate, il concorso internazionale viene fatto nel 1990, quindi siamo nello stesso periodo della risoluzione del problema dell'ospedale, eccetera. E il concorso e il progetto di Di Mambro, il vincitore del concorso, estende il progetto da una parte lungo l'Osellino, dove c'è il bosco, il primo a essere fatto del quartiere davanti al quartiere Pertini, e dall'altra anche a Marghera, dove ci sono i pili Forte Marghera. Forte Marghera, tra pili e l'ambisce la prima zona. Allora, due punti. Questa è un primo, è un'eredità da sviluppare. Il progetto di Mambro non è ancora completato. Secondo, a sud, se si tratta di immaginare per questa città, una cintura verde effettiva, cioè una green belt, che la circondi tutta e che combini la cintura dei forti, i fiumi che entrano in senso radiale, i parchi esistenti, il bosco iniziato, no? con qualche centinaio di ettari, mentre nella previsione qualche migliaio, sono 1000 ettari, 1200, e in particolare l'ex bosco di Chirignago è l'elemento che suggerisce anche di prolungare la cintura tra Marghera e Chirignago.
e lì c'è tutta una proposta su cui sarebbe lungo discutere. C'è anche un libro che io ho curato che dà tutti gli elementi di questa storia da una parte e della proposta dall'altra. Quindi la cintura verde è un'eredità attiva e chiudo con proprio su questo termine. Mestre è un sobborgo di Venezia, è una città, non è una città. Allora, guardate che già negli anni 30, dopo anche lì un concorso nazionale che aveva ha avuto moltissime proposte, era stato delineato Mestre come una città completa e autonoma. Cosa vuol dire autonoma? Col suo aeroporto, col suo ospedale, con i suoi impianti sportivi, con la residenza per 200.000 abitanti, che è quello che effettivamente Mestre ha realizzato, con le fognature affidate, pensate che il progetto di fognature è dell'Istituto Geografico Militare, quindi una città completa. Solo che doveva chiamarla sobborgo, sempre, perché Venezia, diceva, aveva fatto l'ampliamento del porto e la zona industriale in terraferma, poi l'annessione di Mestre, dicendo che Venezia rimaneva, la grande Venezia era il caput del progetto e della città. E Mestre doveva rimanere quartiere residenziale, dormitorio, eccetera. Eppure, quindi, avevano paradossalmente progettato una città completa e interessante, con la stessa forma, come dici nel libro, di pesce di Venezia: prima un pesce con la coda corta e poi un pesce con la coda lunghissima che arrivava quasi all'aeroporto, ed ideologicamente però non era. Quello che si è realizzato, e anche con un lavoro che io ho fatto per Mestre Novecento si dimostra, è che è nata la grande Venezia, si è trasformata già tra le due guerre, durante il fascismo e in modo autoritario, e poi nei fatti, quindi nel dopoguerra, in una grande città. Cioè la grande Venezia è la grande Mestre, e quindi questa è la città che ci si trova a dover curare. Guardate che mentre si discuteva proprio sul progetto Mestre 900, che era visto dagli operatori, dai pochi che ci hanno lavorato, come preludio, come raccolta di materiali anche per un museo della città, cominciando a rovescio, cioè dal Novecento, dalla grande città, per risalire. Mentre si discuteva di questo con questa meta, e poi il comune invece non ne ha voluto sapere e ha interrotto tutto, affidando a un dato momento perfino alla Fondazione Pelicani quello che aveva fatto Mestre Novecento, eccetera, e mescolando politica con cultura in modo improprio. Bologna, in quei 5 anni di discussione, si è fatta il suo museo. Andatelo a vedere, museo di Bologna è perfetto sulla città, nel senso della città attuale, nella città contemporanea e nella città dalle sue origini. Anche lì c'è una fondazione bancaria. Quindi lo spazio c'era, poi tutto è andato, l'atteggiamento sostanzialmente anche di Massimo Cacciari, che ha tutti i suoi pregi ma anche qualche difetto, era: la fondazione di Venezia vuole farlo lei, punti d'oro, il comune si libera, lo facciano o non lo facciano. Che cosa resta di quello che Mestre aveva delineato sul museo?
resta la sede, perché quella sede, al di là che negli anni Ottanta è stata presa sperimentalmente dall'Istituto Massari come museo, no? È stata messa come museo anche nel piano del centro storico di Mestre. Lì c'era cultura, museo della città, ed è il piano vigente anche oggi. Qual è stato il problema? Che siccome quella era proprietà militare prima di essere venduta, no? Non si poteva scrivere la destinazione museo, era scritto area demaniale, uso pubblico, e di più non si poteva dire. Ma poi, se guardate le relazioni, si parla del museo, eccetera, eccetera. La Fondazione di Venezia ha detto: io un museo della città non lo faccio perché avrei pochi clienti, non saprei come mantenerlo, faccio un museo del Novecento in generale, e quindi acquisisco, no? Da Napoli, dai turisti, eccetera, acquisisco molti clienti. Museo del Novecento, in Italia non c'è, così meno io lo farò. Obiezione che io ho sempre fatto, va bene, ma in questo Novecento c'è uno spazio, fate un capitolo su un esempio del Novecento, importante a livello europeo, come è la grande città Mestre Marghera che si è formata qui. E anche su questo hanno sempre detto no. Poi il futuro è nelle mani anche nostre. Allora, mi vedi concludere. Tre suggestioni che mi sono. Una, depurazione delle acque, un esempio. Io facevo l'assessore regionale nel 92-94, mi arriva Zorzetto al Balbi e mi fa: Michele, devi trovare un po' di soldi per fare il bosco di Mestre. E dove li trovo? È dalla legge sull'inquinamento della laguna. Cioè, si è inventata la cosa che adesso ha ricordato lui, il bosco di Mestre, i soldi non c'erano, ma si sono trovati, pochi che si sono trovati, perché depura le acque. Questa è politica, no? Cioè, aveva alta capacità. Era uno, due, insegnava il Massari un po' prima, nel 82-83, e sempre Gaetano mi chiama, fa: andiamo con gli studenti a vedere il parco di San Giuliano. Ma di cosa stai parlando? Era la discarica di San Giuliano. E andiamo in bicicletta tutti dal Massari, Viale San Marco, andiamo lì, quindi nonostante senza permessi, col preside che si voltava dall'altra parte per non vedere, eccetera, ma il preside era un amico, e siamo andati con lui sopra la collinetta che era già stata abbandonata, perché non era la discarica, era l'ex discarica coperta da un po' di terra, e sopra lì lui fa mostra agli studenti, vedete, con il campanile di San Marco, con il campanile dei Frari. È una cosa che mai si sarebbero sognati gli studenti, di vedere, cioè, una collina sulla laguna che vede Venezia. Il senso del parco di San Giuliano lì, in quel momento lì erano nell'82. Terza suggestione, ne butto là, perché facciamo negli anni 85-86, mettiamo gli amici della bicicletta e di sabato pomeriggio facciamo il giro e poi ci fermiamo in Piazza Ferretto con le biciclette a terra per bloccare il traffico, una, due, tre, quattro volte, una volta viene anche lui, cioè il prosindaco che viene in bicicletta a bloccare il traffico, una cosa un po' strana, insomma, no? Non è stata la prima volta, è stata la terza forse, però è venuto anche lui. E il Gazzettino a quel punto fa il sondaggio, come sapete il sondaggio ci dà una ragione enorme e alla fine anche i politici finalmente si convincono. Di tutti i politici ce n'era uno solo che però c'era veramente, ed era lui. Non ce n'erano altri, non c'erano ancora i Verdi, quella volta eravamo nell'85, sì, stavano iniziando, però forse c'era mio fratello Stefano. C'era l'urbanistica democratica. No, c'era come politici, non come associazioni. Le associazioni c'erano e come no. Ma io avevo i volantini di democrazia proletaria contro la pedonalizzazione di Piazza Ferretto. Voi volete liberare il centro dall'inquinamento e portare l'inquinamento nelle periferie, siete dei classisti.
volantino distribuito in Piazza Ferretti, ma io ce l'ho ancora a casa, per capire la arretratezza che c'era in quel momento rispetto a quel problema. Non parliamo dei tabaccai, eccetera, che sono tutti là bestemmiando. La volta dopo i vigili sottovoce hanno bloccato il traffico loro e ci hanno detto sottovoce, avete ragione voi, siamo arrivati con le bici, ma il traffico l'avevano già cominciato a bloccare i vigili. E me ne è venuta in mente un'altra, ma comunque per capire, ecco sì, questa cosa di Gaetano. Gaetano credo sia l'unico politico, nel senso di politico, perché urbanisti sì, Giorgio Sarto, Gianfranco, Vecchiato, storici, Sergio Barizzi, ne abbiamo qui attorno, il papà di Chico Brunello, eccetera, ne abbiamo questi. Ma di politici veramente che abbiano avuto Mestre nel cuore, noi non ne abbiamo visti. Abbiamo avuto un prosindaco come Righi che non capisca se ha fatto Righi, se ha fatto il prosindaco o no. E tanti altri, perché quando leggo i nomi dei prosindaci, non voglio dirne altri perché sennò mi dicono che sono di parte, non esiste proprio la sensazione, cioè avere un'idea. Ecco, il Bosco di Mestre è un'idea. E vi segnalo, il 28, fra 2-3 giorni, esce il Mattino di Padova speciale per i 40 anni del Mattino di Padova. Mi hanno fatto un'intervista l'altro giorno e abbiamo parlato di Padova, mi hanno chiesto Padova, eccetera. E io ho citato proprio, e io spero che l'abbiano messa perché hanno detto che mi dedicano una pagina, ho citato proprio questa cosa qui, ci vogliono dei politici che abbiano le idee, come Zorzetto ha avuto l'idea del Bosco di Mestre, perché tu quando parlavi con lui diceva il Bosco di Mestre e tu gli dicevi ma di cosa stai parlando? Di Carpenedo, quel fazzolettino lì, o delle terre della Curia che voleva tenersele strette con i denti, no, vedi questo. E questa roba qua è far politica, questa è la politica, cioè avere un'idea e forzare tutti i tuoi atti amministrativi verso quella cosa lì, altrimenti ti vacchi, fai ordinare amministrazione, pari qualche colpo, ma in realtà non costruisci niente. Il discorso dell'anello verde non se l'ha inventato lui, è Vienna, no? Il Greenberg, è Vienna, ma tu vai a Vienna, vedi un anello verde e ti viene in mente perché non lo facciamo anche a Mestre. Io gli ho detto perché non lo fate anche a Padova, invece che fare tre tangenziali, perché Padova tre tangenziali da torno, invece che un anello verde. Almeno mi hanno chiesto cosa si dovrebbe fare a Padova, si dovrebbe fare almeno come si è tentato di fare quando zitto a Mestre, un anello verde che chiuda l'espansione urbanistica, altrimenti tu fai di tutto Veneto un disastro come ci sta vedendo, eccetera. Era per capire che questa idea forte è un'idea che dobbiamo ancora molto realizzare, perché si tratta di costruire, ma quando si parla di Mestre invece non viene fuori sta cosa. Non viene fuori, cioè tu dici di Mestre e ti accorgi che dietro ci sono gli speculatori edilizi o gli architetti che sono addirittura presidenti dell'ente parco di Mestre che pianificano grattacieli su grattacieli attorno in mezzo alla città, cioè distruggono il centro della città, via Torino, tutto quanto in funzione del cemento. Il Sacco Bello sta continuando. Sì. Bisogna... Consenti fare la comunicazione. Sì. Il 27 di maggio. Il 27 maggio. Io faccio parte anche dell'associazione come circolo culturale, faccio parte dell'associazione Amici del Bosco. Si organizza la seconda festa del Bosco a Forte Cosins. Quindi tra l'altro c'è anche la FIAB tra i nostri collaboratori e roba, ci saranno anche stiamo parlando del Desi. La parte dove vivi meglio il Bosco, nel senso che è quello che ormai è abbastanza sviluppato, abbastanza grande. 27 maggio è una domenica. Sì, e c'è sta festa, ci saranno varie attività, tra l'altro ci sarà anche l'orchestra, la GOME, l'orchestra metropolitana dei giovani ragazzi che farà un concerto. L'abbiamo fatto l'anno scorso per la prima volta, è andata abbastanza bene. Quest'anno rilanciamo, ma quella è un'occasione per conoscere e partecipare. Se ti vuoi una giornata, bella aereo, io la giro, certo. Se ci sono domande, interventi veloci, siamo alle 7, quindi possiamo ancora, se volete, 7:10, stare 10 minuti. Prego. Mi è venuto in mente
che sì, abbiamo una cintura verde con il Bosco di Mestre, fortunatamente è stato fatto questo, però qualsiasi albero in centro a Mestre viene regolarmente abbattuto, perché anche l'M9 è cresciuto in un modo esponenziale, veramente, come da quel piccolo insieme di edifici storici bellissimi, tra l'altro, e poi è stato abbattuto quel po' di verde che c'era e che ci faceva respirare un po' di più, insomma, perché in centro non si respira. Tra Piazza Ferretto, Via Pio X, dove hanno abbattuto per l'ultimo pezzetto di verde che c'era, e tutto il resto, adesso Piazzale Cialdini, Piazza Barche, continuano a dire che bisogna riportare il mercato, non so se sia una delibera che verrà messa in atto, e praticamente qualsiasi albero in centro viene abbattuto nel giro di altri. C'è questa bella associazione Mestre Mia, e ci sono sempre, tu sai, voi sapete che a me sta tantissimo nel cuore l'idea che Mestre viva anche col verde, anche con gli alberi, e anche con un'idea amorevole, proprio che mantenga la storia e l'identità, perché non c'è niente di più che gli spazi che mantengono l'identità di una persona che ci vive, no? E sono tanti anni, io penso che in qualche modo queste persone, noi tutti, no, dovremmo, anche come Stagni eccetera, tornare all'idea che parlava, di cui parlava Maria prima, di tornare nelle scuole, no, e di presentare questi lavori. Lo so che molti di noi sono anche occhioti eccetera, però siamo la memoria storica dei luoghi, dello spazio. Ritorniamo con l'urbanistica democratica, ritorniamo con l'idea di associazione, con un coordinamento su quello che è cambiato. Siamo i testimoni di quello che abbiamo perduto e che dovremmo continuare. E andiamo nelle scuole, ricominciamo dalle scuole superiori, andiamo, cioè, ritorniamo a coordinarsi tra noi, ritorniamo a Doglia. Perché non è vero che tutto è morto. Finché uno, amico visto, che sono straniera, che fino all'ultimo giorno guarisce anche il cuore. Quindi noi altri che le chiavi che ne abbiamo tanti a Mestre, forse potremmo ancora guarire. Sì, un brevissimo flash. Come questa città soffra anche le incertezze di chi è demandato per istituzioni alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela. Un sistema del Ministero dei Beni e Attività Culturali che ha personaggi illustri che qualche volta riescono a ancora difendere, come è stato sovrintendente Monti, traditori come è stata la Padello, eroi come è stato Galasso, morto qualche settimana fa, lo ricordiamo, perché metà della conservazione e del patrimonio, della tutela del patrimonio nazionale deriva dalla sua volontà personale, dalla sua cultura, della fatta legge, quando era potuto farlo nell'85. Un'altra maledetta repubblicana. Comunque è morto qualche settimana fa, lo ricordiamo, perché è un grandissimo protagonista della cultura, sconosciuto ma importante. È stato anche presidente della Biennale. E abbiamo litigato per farlo diventare presidente della Biennale. Lo ricordiamo qui. Altri? Un'altra cosa, sulle scuole. L'associazione Amici del Bosco, che è fatta dai club service, da due o tre associazioni culturali, che quindi non è una cosa, però siamo diventati maggiorenni con la manifestazione Un albero per ogni bambino, cioè ogni anno tutti i bambini delle prime elementari, quest'anno sarà il giorno 4 di maggio, vengono portati al Bosco di Mestre, dove non si piantano, quest'anno sono 1000, sono cresciuti i bambini, l'anno scorso erano 700 e 80, quest'anno sono 970. Sì, e tutte le scuole vengono là con la collaborazione ovviamente del comune e piantano un albero per classe, naturalmente. Dai la mail o il sito, se c'è un sito dell'associazione. Cerca di pensarlo bene, perché così si può passare meglio lo giro. Margherita. Volevo dire, allora, interessante la parte, tutto l'argomento che parte dal libro, che parlo ovviamente di urbanistica e non dico niente, è tutto molto interessante, pure cosa sapevo già. Io però parto dal presupposto un altro, cioè io sono un insegnante e mi occupo anche di tante altre cose. E il problema di Mestre, che è sicuramente una città, che però mancano punti di aggregazione, scusate, cioè i cittadini non sono felici in questa città, allora io parto da questo presupposto, no? Allora io sono insegnante da 40 anni, i miei studenti dicono, ah, sto a Spinea, sto di qua, Mestre è brutta, cosa vengo a fare, non c'è niente, no?
Allora, questo è il problema. Va bene l'urbanistica, va bene il verde, ma signori, dobbiamo trovare luoghi di aggregazione. Allora, io stessa, se voglio anche di ascoltare un po' di musica, con persone della mia età, non mi tocca stare a casa. Non c'è neanche un posto per persone. Scusate, dove vado? A Vapore? Sì, vado a Vapore. Però io vorrei anche a Maestro un posto. Allora, l'unico posto che c'è, qualcuno me l'ha dice un altro, è il Vapore, dove ho usato un po' di musica Cariani. E chiacchierare. Vai, Cariani. A Cariani vado, ma a Cariani ci sono, sì, c'è il convegno, c'è il ma io parlo di qualcosa di più. I ragazzi dove vanno? I ragazzi sono tutti fuori dai bar, con lo spritz in mano. Insomma, mano dei luoghi, secondo me, di aggregazione per fare cultura, cultura alta. Adesso diamo l'ordine a Giorgio di fare questa roba. Devi rispondere a questa domanda nel giro di 4 mesi, 3-4 mesi, va bene 3 mesi. E Adri, ma sto scherzando, che abbiamo capito l'importanza, ma sto cercando di... Laura mi pare che rispondi a questa domanda, no? Di aggregazione, ieri avete fatto una cosa, dai, spiega questa cosa che state facendo all'Abisuole, perché sennò sembra che nessuno faccia niente. Il discorso della Bisuola è questo, no? Del parco Bisuola, il discorso del parco Bisuola è questo, e vi ricollego un pochino a quello che ha detto Rosanna, perché sì, è vero, c'è tutta la cintura verde che è bellissima, è importante per l'abbattimento dell'inquinamento, però il verde è necessario anche all'interno della città, no? Perché con la scusa adesso, quando tu parli, ma maestra, per carità, abbiamo il maggior numero di metri quadrati più di verde per abitanti, e ti chiudono sempre la bocca a questo discorso qua. Non c'entra col discorso, comunque sono andata alla larga dell'aggregazione, no? Cioè il problema è questo, che il verde sì, è bello come cintura, niente da dire, ma ci vuole all'interno della città. Con la mia nonna hanno fatto una razzia di alberi, la razzia è dappertutto. Il discorso del parco Bisuola è questo un po' diverso, il verde l'abbiamo più o meno salvato qualche anno fa, no? Qualcuno si ricorda. Il problema è questo, che il parco Bisuola, che è importante perché è nato non soltanto come spazio verde, come cintura, cioè è nato come spazio verde di aggregazione, certo, tra le persone, e come punto di aggregazione ci sono tanti edifici, il centro civico, la piscina al chiuso, all'aperto, i campi, il teatro, eccetera. Allora, cosa è successo? Questo è stato pensato in modo meraviglioso, è stato il centro civico, è stato realizzato e è andato avanti per parecchi anni così. Poi a un certo punto, e non è negli ultimi anni, bisogna dire la verità, il lento e progressivo svuotamento, finché adesso con questa amministrazione nuova vuol fare piazza, cioè dare il colpo di grazia però a un qualche cosa che era stato iniziato prima, bisogna dire, e cose. E allora il discorso del comitato del parco Bisuola nasce proprio da questo, no? Cioè dal difendere uno spazio verde all'interno della città e difenderlo come luogo anche di aggregazione, capito? Dove si possono fare tante cose, anche per esempio potrebbe bar, essere ascoltare per esempio, hanno chiuso, il bar è chiuso, ha chiuso, il bar è chiuso, basta. Certo, ieri c'era uno dei cartelli, era appunto di riaprire il baratto, che è una cosa fondamentale. Un'osservazione che mi è venuta non è sul parco Bisuola, non solo, perché il discorso qual è? Voi avete citato prima la Prodelio, cioè il discorso è quello del, avete citato la Prodelio, la sovrintendenza, no? Cioè il ruolo importante che hanno le sovrintendenze, ma vorrei dire, porre una questione, una riflessione soltanto, è un argomento vasto, no? Sul discorso corruzione, cioè finché i funzionari pubblici, secondo me, devono rimanere solo ed esclusivamente funzionari pubblici. Chi lavora nel pubblico per me non deve lavorare assolutamente nel privato, in nessuna maniera, perché se no, se hai, già questo è il principio della corruzione del nostro paese. Se il funzionario pubblico è pubblico e basta, perché siccome la sovrintendente lavora nel pubblico e anche nel privato, abbiamo le porcherie che ha fatto, perché non solo a Mestre,
a Venezia ha fatto di grosse di corpi. E anche un architetto qua a Mestrino. Perché le ha fatte le porcherie a proposito di Venezia, maestra, maestra, per carità, però le ha fatte a Venezia, belle grosse, certo. Sì, l'hotel Santa Chiara, piazza del Ruolo. Comunque, come tutti gli altri, Daniela, per esempio, qui siamo vicini a Via Piave, lì c'è il gruppo di lavoro di Via Piave che si è fatto dare il comodato d'uso. Prima erano qui in Piazzale Baizzizza, c'era la casetta, dove hanno fatto un casino di iniziative e anche lì ne stanno facendo di vario tipo. E sta qui dentro ai negozianti che hanno le attività dismesse, che se voto, hanno chiesto, allora stanno organizzando, allestendo una mostra, la faranno tra qualche mese, la Toku, dove ci sono anche ragazzi disabili, fanno delle cose interessanti. Poi un altro negozio ancora è stato dato per un periodo a pochissimo prezzo a delle ragazze che fanno lavori di sartoria. E poi volevano destinare un'altra zona ancora, e però qui invece questi sono privati, è intervenuto il comune a bloccare perché quel posto forse servirà a lui. Quale posto? Mi dicevano sempre lì vicino. Sono negozi tutti attigui, non so nello specifico qual è, ma mi dicevano che è un piazzettino che gli è stato. Come dire che ci sono dei posti. Chi ha preso il libro?